Grazie ancora, tutti gli interventi sono sicuramente produttivi di stimoli e anche io mi auspico che non si chiudano con l'incontro di oggi, ma che veramente siano forieri di importanti sviluppi. Mi è piaciuto molto, mi dispiace non citerò tutti, altrimenti prendo molto tempo, l'accorato appello della vicepresidente della Facoltà di Lettere, ma penso che sia un intervento che condividiamo tutti. Come Confindustria Cagliari abbiamo unito tre diverse sezioni, turismo, cultura e agroindustria, li stiamo facendo lavorare insieme, quindi sfondano a porta aperta e riteniamo che ciò che le ha detto possa essere la base veramente, perché è stato ripreso anche da altri interventi, la base per uno sviluppo anche in termini economici. Ho visto il richiamo alla materia dei rifiuti, un tema molto importante. Forse se ne avessimo parlato anche prima, magari avremmo evitato alcuni spiacevoli episodi ai quali abbiamo assistito, nei giorni scorsi. Anche su quello, noi abbiamo, deliberato proprio di costituire la sezione ambiente. Pensate che dentro la nostra associazione non ce l'avevamo ancora, con le imprese che abbiamo iscritte che lavorano in questo settore, quindi i rifiuti come ricchezza. Consorzio Acciaio Amico, un'iniziativa che porteremo avanti quest'anno nel territorio della nostra Sardegna, 2.000 tonnellate di contenitori di imballaggi metallici che riusciamo a raccogliere, che evitiamo di buttare in discarico o di portare negli inceneritori della nostra regione. Quindi anche quello è sicuramente un tema sul quale con le facoltà di riferimento andremo a lavorare. Mi è piaciuto molto l'intervento del prorettore per il territorio, trasferimento tecnologico su quel settore, sicuramente avremo occasione di collaborare. I settori per la ricerca, va benissimo quello che sta facendo Sardegna Ricerche, ampliamo perché molto probabilmente possiamo fare anche delle ricerche molto mirate per il territorio sui settori tradizionali. Ha citato il settore dell'edilizia, sappiamo bene che la materia del risparmio energetico è una materia che ci riguarda molto da vicino e quindi sulla quale sicuramente è importante investire. Professor Fa ha fatto riferimento ad una cosa che anche a me dispiace molto ogni volta, non è che non vogliamo assumere lavoratori stranieri, però nel momento in cui andiamo a prendere operatori che vengono da altri paesi, dalla Romania, dalla Polonia e così via, quando magari abbiamo dei cittadini sardi disoccupati, tra l'altro non per lavori che magari è naturale che vengano svolti da cittadini di altri paesi, mi riferisco per esempio ai lavori domestici, ma quando parliamo di lavori di persone che poi vanno a guadagnare un minimo di 1.600 euro al mese, penso che sia importante cercare di garantire. Quindi anch'io trovo folle che non si facciano laureare più infermieri proprio per soddisfare quelle che sono le esigenze del territorio. L'Università di Cagliari, mi è piaciuto anche l'accorato appello e poi anche i dati che ha citato sulla qualità dell'Università di Cagliari. Dobbiamo dare un contributo per diffondere questa notizia. Ieri parlavo con un rappresentante delle forze dell'ordine che qua mi ha detto: rimango qui finché mio figlio si diploma, poi vado a fargli fare l'università fuori perché l'Università di Cagliari non vale niente. Gli ho detto: guardi, forse lei ha una visione un po' distorta dell'Università di Cagliari, però questo non era l'ultimo dei nostri concittadini, e quindi è una persona di un certo livello che ha espresso questo pensiero. E poi, proprio come altri due spunti ancora, la professoressa Ledda ha parlato di questi studenti che arriveranno. Sentiamoci perché è molto importante, perché noi riteniamo che e questo poi sia la base per l'attrazione degli investimenti esteri. E sicuramente una delle cose che noi dobbiamo fare quando noi facciamo marketing territoriale, presentiamo sempre una cartina geografica dove la Sardegna è veramente al centro del Mediterraneo. Mi è capitato di illustrarla anche appunto nei confronti a degli imprenditori che venivano da molto lontano. Ecco, su questo sicuramente anche con l'università potremo fare un grande lavoro. Quindi l'università, la cultura come motore dello sviluppo. Un ultimo spunto mi è venuto in mente sempre nell'intervento che ha fatto il professor Fa. Sardegna 1.600.000 abitanti, il Belgio con lo stesso territorio 13 milioni di abitanti. È un tema che ho toccato ieri nel nostro consiglio direttivo. Stamattina apro i giornali, quello della demografia, apro i giornali e vedo i risultati dell'università sullo spopolamento della regione sarda. Ecco, a me piacerebbe per esempio che anche dall'università partisse questo messaggio, perché vista la densità di popolazione che abbiamo, io mi auspico che nel 2050, anziché 1 milione di abitanti, ce ne possano essere 3 di milione, perché secondo me ci stanno 3 milioni di persone nella nostra regione. Ecco, potrebbe essere uno stimolo e a me piacerebbe che partisse anche dall'università.
Dal dibattito mi pare che non sia emerso un aspetto a cui io tengo in modo particolare, che è quello del rapporto tra l'università e la scuola superiore. Il Magnifico nella sua relazione parla di criticità della scuola superiore, della scuola secondaria. Io la condivido in pieno. I nostri ragazzi purtroppo continuano a studiare le stesse cose e arrivano all'università con le stesse competenze, le stesse conoscenze che avevano molti anni fa. E allora... sì, brevemente su questo aspetto, io non ho voluto in questa sede approfondire questo tasto, che è un tasto molto delicato, devo dire anche nel gioco delle parti, da leggere ovviamente con il dottor Pietrella, con i presidi eccetera, però il nostro ufficio dell'orientamento e dell'occupazione ha attivato un percorso di approfondimento e di collaborazione finalizzata con 15 scuole della provincia di Cagliari, licei, istituti tecnici e altri istituti professionali. Questo lavoro è un lavoro che riguarda al momento soltanto le ultime classi, però io sono convinto che si debba lavorare sui quattordicenni, non sui diciottenni, perché è lì che si incomincia a capire in che misura il percorso formativo può essere intanto capito, ma anche in che misura è possibile creare quella comunione di linguaggi e di approcci allo studio da parte dei professori della scuola superiore e da parte dei professori universitari. Ci stiamo provando, ma anche lì purtroppo, come dicevo prima, alcune resistenze al mezzo, che in questo caso è il mezzo del confronto, finiscono per essere ancora pesanti. E stiamo lavorando molto su questo aspetto. Quello che mi fa piacere, da un lato mi fa piacere, dall'altra parte mi rattrista, che ci sono una quantità enorme di risorse sulla dispersione scolastica messe in gioco anche dalla nostra stessa regione, e purtroppo i risultati sono sempre risultati estremamente deboli dal punto di vista poi dei successi a seguito. Certo. Bene, come si fa con tutti i titoli di coda di film tipo Via col vento, visto che abbiamo impegnato troppe ore, forse rubando troppo agli altri, nel titolo di coda la professoressa Mureddu, che è il prorettore per la didattica e che quindi è qui, per visto che oggi fondamentalmente si parlava di didattica, non casualmente è prorettore ed è la professoressa di greco e fa da spalla al rettore Mistretta, che invece è un laureato ignorante di ingegneria. Professor Ginesu sa quanti sono e qual è il mio livello di ignoranza da ingegnere, perché diventato urbanista nei tempi ormai lontani mi sono dimenticato anche come si fanno due moltiplicazioni semplici. Detto questo, poi c'è la dottoressa Locci, che è la dirigente dell'attività didattica, con la dottoressa Annis, che hanno lavorato intensamente oltre le feste natalizie e oltre le feste di Capodanno per metterci in condizione di presentare questa offerta formativa entro il mese di gennaio, che è la scadenza, al Ministero. A destra ovviamente il direttore amministrativo dottor Cherchi e la dottoressa Carta dell'ufficio staff del Rettore. Grazie. Qualsiasi altro commento sulla giornata mi pare sia scontato.